Dal 7 al 13 novembre la Roccarina ospiterà la mostra Punti d'acqua patrocinata dall'UNESCO. Ci puoi dire qual è il senso di questa mostra? È basata, come abbiamo visto nella presentazione, sulla carenza d'acqua nel mondo. Sì, assolutamente. Io pensavo di aver chiuso la stagione espositiva della mia fattoria dell'arte con la mostra di Toti Garraffa. Poi ho accettato, diciamo, con l'entusiasmo che credo mi contraddistingue, di fare questa mostra sul tema dell'acqua, appunto patrocinata dalla Commissione Italiana dell'UNESCO, la quale mi ha chiesto, insomma, conoscendo questi spazi, di organizzare una mostra in occasione della settimana sulla sostenibilità. È appunto un tema legato soprattutto a come l'acqua oggi viene distribuita nel mondo in maniera così disuguale e così pericolosamente, insomma, portata a diventare merce. Gli artisti hanno sempre qualcosa da dire. Io dico sempre, un po' storpiando e copiando quello che è una frase di Vecchione in una sua canzone, dove dice: l'arte non ha nessun potere, però ha il potere di sputtanarvi tutti, nel senso che l'arte riesce, attraverso anche il suo messaggio, a lanciare, per così dire, un grido di allarme quando un bene così essenziale come l'acqua, così primario, così assolutamente vicino a un altro elemento che può definirsi l'aria, non può essere oggetto, diciamo, da parte di qualcuno, di diventarne, insomma, padrone. L'arte, la vita e l'acqua non possono avere padrone, e questo l'arte lo dice da sempre e continuerà a dirlo contro tutto e tutti. Non ho parole per esprimere la grandezza dell'operazione di Reina Lorenzo. È un posto paradisiaco dove tutto diventa qualcosa di più. Entrando qua, le opere degli artisti che vedo sono talmente importanti per la Sicilia, ma anche per il resto della Sicilia, diciamo, per il resto d'Italia, da veramente considerare come forse la migliore espressione che oggi, quest'anno, la Biennale di Venezia ci ha offerto. Io provocatoriamente, arrivando qua, ho detto agli amici: vorrei partecipare a questa mostra, vorrei scrivere fuori Padiglione Italia, perché veramente è in questo modo che si rappresenta dignitosamente l'arte siciliana nel mondo e dappertutto, insomma. Ho chiamato degli artisti che avevano già in precedenza affrontato questo tema, quindi, diciamo, da un punto di vista selettivo, ho dovuto rifarmi a degli artisti che in maniera spontanea, già nel corso degli anni, avevano trattato il tema perché lo sentivano. Quindi non sono opere che nascono, come dire, sotto la commissione di nessuno, sono opere che ogni artista, consapevolmente del potere, diciamo così, della fruizione che l'arte può avere, si sono cimentati su questo tema perché l'artista civilmente sentiva il tema e aveva la necessità di farlo. Alfonso Leto ha presentato in questa mostra Punti d'acqua una sua opera che ha evidentemente un chiaro carattere polemico. È precisamente quale? Ma intanto non è raro che l'arte si dedichi a temi civili utilizzando strumenti apparentemente impropri. Io ho partecipato a questa mostra realizzando un'opera per la mostra, in cui ho immaginato un futuro neanche troppo lontano o neanche troppo avveniristico, in cui le multinazionali cinesi prendono possesso delle nostre sorgenti. Del resto già le multinazionali ci sono, sempre più, potremmo dire, affamate d'acqua. Ecco che la moltiplicazione, l'iterazione di un marchio avveniristico cinese di un'acqua che viene denominata appunto Santa Rosalia in cinese. Del resto voglio dire che nessuno può essere mai proprietario di un nome di una santa, tanto più penso che all'arte, che è territorio di libertà, sia dato anche la possibilità di utilizzare in modo assolutamente gratuito ciò che ad altri è dato utilizzare per denaro. Ecco che io ho realizzato 100 bottiglie con questa ipotetica, fantomatica acqua cinese, per in qualche modo satiricamente prospettare un pericolo prossimo venturo, e nello stesso tempo
diciamo reiterando, cioè moltiplicando continuamente questa icona, no, della santa cinese. E queste diciamo forme di acciaio simulano per certi aspetti anche la forma delle gocce di acqua, sono ingrandite. Al cui interno si trovano queste immagini molto così significative, emblematiche, che peraltro le definisco ex migranti perché dico, nascono da un reportage che ho fatto nella città di Palermo, fotografando di nascosto, diciamo, tutti questi migranti che si sono stabiliti nella città e che io ho voluto appunto trattarle sia come presenze di persone vive sia come presenze di persone che non ci sono più. Pertanto l'opera è un'opera interattiva e consente al pubblico così di essere parte, diciamo, integrante dell'opera, facendo un'azione performativa, raccogliendo un volto, uno di questi volti, e lo può salvare facendo questa azione, diciamo, simbolica di raccoglierlo dall'acqua e tirarlo fuori e appenderlo. Quindi per certi aspetti un'azione umanitaria, chiamiamola così, virtuale. Quest'opera fa parte di un'installazione che ho già esposto alle fabbriche chiaramontane nel 2010. Ho scelto questa proprio perché è una delle più emblematiche, come vedete anche dal punto di vista espressivo esterno, sembra acqua rappresa, solidificata, che a sua volta è lesionata, come succede nella roccia, e c'è un cuneo di legno che viene innaffiato da altra acqua e provoca lesioni. E qui sono appunto tutte le tensioni, i problemi, la violenza, l'incoerenza, l'imperfezione con cui noi viviamo continuamente, senza pensare che siamo trasparenti come l'acqua, e anche le tensioni e le nostre imperfezioni sono evidenti. Che questa non è una mia opera. Sono dei frammenti, cioè il ministro della cultura Siriano mi ha invitato a tenere un workshop per i ragazzi dell'Accademia di Damasco. Io poi sono sceso ad Aleppo e ho percorso ad Aleppo verso Damasco, visitando tutte le zone archeologiche della Siria, e volevo andare ad Aleppo appunto perché c'era la civiltà di Ebla, dove avevano scoperto la prima scrittura sumerica, per cui il mio viaggio, fra l'altro, è documentato anche da questi fogli del diario dove descrivevo questo percorso. E ad Ebla ho preso questi frammenti di mattoni dove l'acqua era importante, che questi mattoni venivano cotti al sole, cioè venivano impastati, formati e poi cotti al sole. E questi mattoni erano sopra la biblioteca dove c'erano ancora sepolte delle tavolette con la scrittura sumerica. Parliamo del terzo millennio avanti Cristo. Due parole sulle foto che lei ha esposto. Sì, fanno parte di una ricerca sul paesaggio montano e specificatamente legato alle sorgenti d'acqua. Risale ad alcuni anni fa, ad un lavoro fatto in una appunto manifestazione dell'UNESCO legata alla valorizzazione e alla scoperta dell'acqua. La Sicilia, che notoriamente, io sono di Agrigento, quindi Agrigento è forse la capitale dell'assenza dell'acqua più cara d'Italia, e il lavoro tendeva a dimostrare in realtà che l'acqua esiste nel territorio agrigentino, esiste in grande quantità e di buona qualità. Ecco, questo discorso poi, partendo da questa premessa, sviluppa una ricerca fotografica sulla tipicità del paesaggio della nostra provincia. Anch'io, come gli altri, avevo realizzato un'opera che era stata esposta quasi un decennio fa a una mostra a Cefalù. E appunto ho pensato di riproporla perché il tema, insomma, era lì, era chiaro a tutti e ognuno ha preso dal suo piccolo forziere le cose migliori. Nel mio caso si tratta di un marmo scavato dove una linea individua e riesce, diciamo, a trasferire così, come immagine, la linea della vita, per cui la linea della vita si riempie di acqua e al suo interno galleggiano il cromosoma della vita, cioè i cromosomi umani. Quelli che voi vedete non sono altro che i cromosomi incrociati, anzi vi posso dire
che c'è anche il cromosoma XX, che è quello che poi definisce il sesso del nascituro, per cui in questo caso, essendo A, ho scelto di farlo femmina, per cui ho unito il cromosoma X con un altro cromosoma X, e quindi quest'acqua, quest'opera, che si chiama non a caso Amnios, identifica il tema della vita, quindi della nascita e di quello che, perché noi siamo, come dire, veniamo dall'acqua e forse alla fine ritorneremo in essa. È importante sottolineare questo aspetto, cioè la vita contenuta dall'acqua. E mi premeva dire che gli artisti che sono stati invitati a parteciparvi sono artisti che hanno una personalità e una identità molto riconosciuta nel panorama dell'arte, diciamo siciliano, ma di una sicilianità che ha un dialogo internazionale. Ecco, vorrei che non venisse sottovalutato questo aspetto, cioè che questa è una mostra estremamente pura come concezione, è una mostra, io oso definirla una mostra senza estrogeni, è una mostra realizzata con mezzi autonomi, ma che ha il censo, la finezza del linguaggio delle opere, per cui credo che meriti l'attenzione diciamo dei numerosi visitatori che vedo stamattina ci hanno onorati con la loro presenza.